Ciao, sono Camilla e sono l'insegnante di canto della scuola di musica Onda Sonora. Lavoro in questa scuola dalla sua apertura nel 2018 e tengo il corso di canto, ma anche quello di coro gospel. Ho studiato canto diversi anni, a partire dagli anni delle elementari, dove ho seguito un corso per bambini, fino all'età adulta, quando nel 2016 mi sono iscritta al corso professionale della NAM di Milano. Ho avuto modo non solo di approfondire le mie conoscenze sull'argomento, ma anche di conoscere un pochino meglio la mia voce e tutte le sfaccettature che può avere. Ma, cosa più importante, ho imparato come si può insegnare tutto questo a qualcun altro. Quello che trovo più affascinante del canto è che la voce è uno strumento che la maggior parte di noi possiede. È diverso da ogni persona e soprattutto chiunque è dotato di questo strumento può imparare a utilizzarlo per cantare. È proprio per questo che il mio corso è aperto a tutti, qualsiasi età e soprattutto qualsiasi livello. Le lezioni sono della durata di un'ora e si svolgono una volta a settimana. A me piace molto dividere le lezioni in quattro diverse sezioni, ognuna dedicata a un argomento che, secondo me, è molto molto importante alla formazione di un cantante. La prima sezione, solitamente, è dedicata allo studio della respirazione. Chi di voi si è già approcciato al canto almeno una volta sicuramente saprà che esiste una respirazione molto specifica per il canto, quella che viene chiamata respirazione costo-addominale oppure meglio conosciuta con il nome erroneo di respirazione diaframmatica. Questo tipo di tecnica concentra i movimenti nella zona addominale e nella parte esterna delle costole e ha come obiettivo un maggiore controllo sulla nostra emissione vocale. Un buon controllo sulla nostra emissione porta ad avere dei suoni molto più lineari e molto omogenei. La mancanza di linearità, soprattutto si nota nelle note molto lunghe, potrebbe tradursi in un suono un po' incerto, rendendo la nostra esibizione leggermente impacciata. E la respirazione aiuta a risolvere la maggior parte di questi problemi. Sono comunque sicura che la cosa che più potrà far passare questo concetto è un esempio. Se noi dovessimo eseguire una nota casuale, come ad esempio questa, che risulta molto comoda per me, senza l'ausilio di una adeguata respirazione, probabilmente sentiremo un suono meno lineare di quanto ci aspetteremmo. Non so se avete notato, ma ci sono state alcune piccole imperfezioni in questo suono. Proviamo adesso a rifarlo con l'adeguata respirazione e vediamo cosa succede. Una piccola differenza, anche perché quando la respirazione procede in modo omogeneo, molto spesso può capitare che appaia il vibrato, quello che normalmente in musica è molto molto piacevole da sentire. Per qualcuno questo tipo di tecnica può essere molto semplice, di facile assimilazione, mentre per qualcun altro la cosa richiede un po' più di tempo, ma sicuramente dopo attenti esercizi e dopo un po' di allenamento, questo movimento e questa tecnica risultano talmente facili che per qualcuno è addirittura un movimento spontaneo, tanto che qualche studente ormai non deve più pensare a come respirare. La seconda sezione della lezione è dedicata alla tecnica vocale. Si procede con alcuni esercizi che in questo campo vengono chiamati vocalizzi, di difficoltà sempre maggiore a seconda, ovviamente, del livello dello studente. I vocalizzi sono finalizzati tanto all'apprendimento di nuove tecniche che permettono agli studenti di ampliare la propria estensione vocale o comunque di riuscire a raggiungere delle note molto difficili con meno fatica, ma anche al riscaldamento delle corde vocali, che in questo momento funzionano esattamente come ogni altro muscolo del nostro corpo, che ha bisogno di una leggera corsa prima di cominciare qualsiasi attività sportiva. Si parte da note comode, che ovviamente possono variare da studente a studente, per poi iniziare a salire verso note più alte. Come già accennato, i vocalizzi servono all'apprendimento di tecniche particolari. Possono aiutare gli studenti ad ampliare la propria estensione vocale, quindi raggiungere delle note molto più alte o molto più basse di quelle che normalmente raggiungono senza l'ausilio della tecnica, ma anche imparare alcuni elementi, come l'impostazione del tratto vocale, che possono aiutare loro a rendere il loro suono più brillante, più potente, senza fatica. Mi piace procedere vocale per vocale, partendo da quella più semplice da eseguire fino ad arrivare a quella più complicata. Solitamente quindi parto con la vocale A, che è la più facile. Uno dei focus dei vocalizzi, infatti, è quello di riuscire ad apprendere l'impostazione del tratto vocale. Prima l'avevo già accennato, semplicemente si tratta di tutti quei movimenti che dobbiamo fare e quelle posizioni che dobbiamo mantenere a livello di bocca, lingua, eccetera, per poter ottenere appunto un suono molto brillante, molto potente, senza fatica. Un esempio di vocalizzo con cui comincio di solito è quello che io chiamo ma. Si parte con una serie di note, la cui complessità, di nuovo, varia da persona a persona.
e si ripete la stessa serie di note alzandosi ogni volta di un semitono per poter raggiungere le note più alte possibili. Facciamo un esempio. Ma 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 ma. Dopodiché si inizia a salire di un semitono. Ma 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 ma. 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 E via dicendo, fino a raggiungere la nota più alta che lo studente può raggiungere. La terza e penultima sezione delle lezioni è dedicata a un argomento che ritengo molto molto importante nello studio del canto, ovvero l'ear training. Ear training si traduce letteralmente con allenamento dell'orecchio ed è semplicemente una serie di esercizi che ci permettono di allenare la percezione che noi abbiamo dei suoni e, diciamo, migliorare la nostra capacità di ascoltare una nota o una serie di note e poterla riprodurre il più fedelmente possibile. L'ear training è infatti molto utile per migliorare alcuni problemi di intonazione e questo mi porta a un concetto fondamentale che a me piace ripetere ai miei studenti molto spesso, ovvero che non esistono persone stonate, soltanto persone che magari non hanno un orecchio così tanto allenato. L'orecchio allenato è una qualità che alcuni hanno innati, mentre invece altri devono cercare di imparare, ma dopo attenti esercizi sono sicurissima che chiunque può diventare intonato. Gli esercizi di ear training, come sempre, seguono il livello degli studenti. Solitamente parto con esercizi di riconoscimento, quindi cercare di riconoscere alcuni elementi musicali, come per esempio le scale, oppure gli accordi. In particolare, scale maggiori e scale minori. Di conseguenza anche accordi maggiori e accordi minori. Una volta terminati gli esercizi di riconoscimento, si passa a intonare i suddetti elementi. Si parte con l'intonazione della scala maggiore, che sicuramente è quella che la maggior parte di noi ha almeno sentito una volta nella vita, quindi è molto facile da riconoscere. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. A volte intonare tutti questi suoni insieme non è semplicissimo per tutti, perciò si può partire, ad esempio in questi casi, con l'esecuzione di tre note, do, re, mi, poi di cinque, do, re, mi, fa, sol, e poi tutte otto, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, fino ad arrivare ovviamente appunto alla scala completa anche al ritorno. La stessa cosa si fa anche con le scale minori. Per quanto riguarda gli accordi, funziona più o meno nello stesso modo. Ovviamente la nostra voce non ci permette di fare dei suoni, più suoni insieme, come ad esempio capita con il piano. Però possiamo intonare gli elementi che compongono un accordo, uno dopo l'altro. Maggiori e minori. Un altro esercizio che io trovo molto utile e che di solito affronto con gli studenti di livello un pochino più alto è la teoria degli intervalli. Date due note che solitamente suono io, sarà compito dello studente stabilire a che distanza si trovano, dare a questo intervallo di note un numero e una definizione, ovviamente a seguito di un'attenta spiegazione. Quello degli intervalli è un esercizio molto utile sia per allenare la nostra percezione dei suoni, migliorare la nostra intonazione, ma anche per capire come funzionano, come si comportano le note tra di loro all'interno di una composizione musicale, sia che vogliamo impararla che vogliamo scriverla. L'ultima fase delle lezioni, ovviamente, è dedicata all'esecuzione di brani. Sì, questo significa che dovrete cantare ogni volta. Il 90% delle volte sono gli studenti a scegliere i brani che preferiscono. Non è necessario portare ogni settimana un brano diverso, si può tranquillamente lavorare più volte sullo stesso brano. E la scelta può variare da un brano che secondo gli studenti viene molto bene, è molto semplice e può, diciamo, essere un esempio di ciò che sanno fare, oppure un brano molto difficile per cui hanno bisogno di una mano. Ci sono anche momenti in cui sono io ad assegnare dei brani agli studenti. La mia scelta di solito si basa sulla loro capacità, sul loro timbro e a volte cerco di tenere conto del loro stile e dei loro gusti. Trovo che sia molto giusto assegnare agli studenti dei brani che non solo rappresentino una sfida per loro a livello di difficoltà e che quindi possano permettere loro di impegnarsi a fondo e utilizzare le tecniche apprese, ma anche dei brani che sono un po' più semplici e che gli studenti possono eseguire molto bene anche in modo più naturale e senza pensare troppo alla tecnica.
Molto spesso, quando sono io a consigliare dei brani, mi piace vedere che magari i brani che scelgo non sono conosciuti dagli studenti, quindi questo permette loro di magari approcciarsi a nuovi generi musicali, nuovi artisti e nuovi brani. L'esecuzione del brano, nella maggior parte dei casi, è accompagnata da consigli sull'esecuzione per correggere eventuali errori, migliorare alcuni passaggi e magari superare piccole difficoltà. Ma i consigli più importanti che mi sento di dare sono legati alla presenza scenica. A me piace insegnare ai miei studenti che essere cantanti significa essere attori e di conseguenza ogni volta che ci troviamo su un palco è compito nostro cercare di coinvolgere il pubblico e comunicare con esso. Non sono soltanto le parole a inviare un messaggio. La gestualità, l'espressione del viso e la postura fanno un enorme lavoro nella comunicazione. Perciò è importantissimo cercare di recitare i brani oltre che cantarli, perché solo in questo modo riusciamo a far arrivare al pubblico esattamente quello che vogliamo dire, il significato dietro un brano, specialmente a quel pubblico che magari non ascolta attentamente il testo o che magari non conosce la lingua in cui lo stiamo cantando. Mi piacerebbe fare un esempio con un brano molto sentimentale che è I Will Always Love You di Whitney Houston. È un brano che io molto spesso utilizzo per fare degli esempi. È un brano che è ricco di elementi di tecnica e di utilizzo della voce che possono essere utili agli studenti, ma in questo caso anche per il testo e il significato. I Will Always Love You parla di un amore senza speranza. Whitney Houston parla dell'amore verso una persona che purtroppo ormai non ricambia più. E come facciamo a fare passare questo tipo di sentimento? Per prima cosa partirei dalla strofa iniziale e proverei a cantarla concentrandomi esclusivamente sulla tecnica vocale, senza pensare per un momento al significato del brano. If I should stay, I would only be in your So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Proviamo ora a metterci un po' più di recitazione, un po' più di teatralità e vediamo che cosa succede. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Certo, mi sto confrontando con un'artista che secondo me era un'assoluta regina nel campo, ma spero comunque che questo esempio abbia fatto capire un po' di più quello che intendo. Ovviamente, come la maggior parte delle scuole di musica, l'anno si conclude con un saggio, ovvero un bellissimo concerto in cui gli studenti di canto possono confrontarsi con gli altri studenti di altri strumenti in piccoli e grandi ensemble che possono permettere loro di mostrare le conoscenze acquisite durante l'anno. Come sappiamo, purtroppo quest'anno appena passato ha posto delle grosse limitazioni a tutti noi, soprattutto nell'ambiente musicale. Di conseguenza, il saggio 2019-2020 non ha potuto avere luogo, ma confidiamo tutti che nell'anno 2020-2021 tutto possa tornare alla normalità. Beh, che dire, io spero che questo video sia stato esaustivo, che abbia risposto alle eventuali domande che avevate a proposito dei corsi di canto e ovviamente spero di vedervi in tanti all'inizio dei corsi. Nel frattempo, la scuola e il nostro direttore Angelo saranno disponibili per rispondere a tutte le vostre domande e a raccogliere le iscrizioni. E nel caso voleste delle informazioni in più, vi consiglio di visitare le nostre pagine Facebook, la nostra pagina Instagram e soprattutto il nostro sito ufficiale, dove tra l'altro troverete anche i moduli per l'iscrizione. Consiglio a tutti lo studio della musica, prima o poi. Un qualsiasi strumento, dal canto alla chitarra al violino, può essere un'enorme aggiunta al nostro bagaglio culturale. La musica ci permette di aprirci ad altri paesi e alle loro culture, ma anche molto spesso di riscoprire il nostro di paese. Il canto è anche una grossa fonte di autostima. Conoscere se stessi, conoscere la propria voce e soprattutto le proprie potenzialità potrebbe farci scoprire un nuovo lato di noi stessi di cui prima non eravamo a conoscenza. Beh,
Di nuovo, spero di vedervi in tanti e auguro una buona giornata a tutti e alla prossima!